In questo momento apre ufficialmente il foglio firma. Pasquale Morini, un grande successo, che è stato il Reno Adriatico che si prepara a salutare Arezzo. A salutare Indicatore ed Arezzo. Partono, speriamo che ritornino l'anno prossimo. C'è un anno di tempo, quindi da pensarla. Ieri ci eravamo sentiti prima dell'arrivo di Tappa e aveva parlato, no, della sua voglia, insomma, di vedere uno spettacolo, un grande spettacolo ad Arezzo, la vittoria anche di un campione. Alla fine è stato accontentato, no? Anche per tutto quello che è successo negli ultimi giri, tra forature e rimonte. È stato molto bello, c'era tanta gente, mi sembra, forse molta più dell'anno passato anche, no? Quindi ha vinto un grande campione, perché ha vinto Van Avermaet, secondo Sagan. È stata una bella corsa, mi sembra. Daniele, ieri com'è andato questo ritorno ad Arezzo? Siete andati a tutto, avete lavorato alla grande per Peter Sagan. Ma sì, come è giusto che sia, lui era il campione uscente di questa tappa, poi è il nostro corridore di punta per questi arrivi. Abbiamo lavorato tutto il giorno, purtroppo il ciclismo non è matematica, quindi a volte si vince, a volte si perde. E diciamo che il nostro lavoro lo ha sfruttato quello che ha vinto, però questa è la legge del ciclismo. Da qui alla fine, qual è l'obiettivo tuo e della squadra? Ma il mio è quello di dare un supporto, come sempre, a questi due grandi campioni come Sagan e Contador. Contador è il nostro uomo di classifica. Oggi sarà la prima tappa impegnativa, domani arrivo sul Terminillo, quindi credo che siano tappe a favore di Contador. Ah, dopo la Tirreno, Sanremo, Giro dei Paesi Baschi, classica e giro. Quindi un'altra importante stagione per te. Sì, si spera che inizi a girare un po' anche la fortuna, perché per il momento non sono stato tanto fortunato con le strade bianche ieri, però ancora la stagione è lunga, sicché proveremo sicuramente a essere là.